amici, oggi sono in compagnia di Babbo Natale. Questa è la mia versione shabby, ma potete farla classica con il vestito rosso, anziché fare il cappellino rosa lo fate rosso e così anche l'abito e gli stivali invece di farli di questo colore li fate neri o marrone, così anche il cinturone e magari la fibbia la fate dorata come più vi piace. Io l'ho reso in questo, l'ho stilizzato facendolo con i colori shabby, fatelo come volete. Ho aggiunto poi una piccola lanterna di queste che sono in commercio per il presepe, da mettere pure una pallina, qualsiasi cosa che ricorda il Natale. E gli occhiali li ho realizzati con il filo di ferro e poi ho colorati con lo smalto dorato. Fatelo anche voi, è molto carino, ha un volto molto simpatico e così dolce. E andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare la testa di Babbo Natale, avviamo con il filato color carne un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia lo aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Lavoriamo le 36 maglie per altri 8 giri. Per questo giro andiamo a fare sei aumenti solo nelle prime 6 maglie, quindi un aumento in ogni maglia delle prime 6 maglie. In tutto saranno 42 maglie, quindi gli aumenti andiamo a fare di seguito nelle prime 6 maglie. E così come ho detto vado a fare 1 e 2 nella stessa maglia, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, 9 e 10, 11 e 12. Proseguiamo il giro lavorando le maglie normalmente. In tutto con questi aumenti saranno 42 maglie basse. Andiamo ora a fare una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nella dodicesima maglia. In tutto saranno 40 maglie lavorate. Facciamo una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'undicesima maglia. In tutto saranno 38 maglie basse. Facciamo una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nella decima maglia. In tutto saranno 36 maglie basse. Andiamo ora a fare ogni 4 maglie una diminuzione e saranno 30 maglie lavorate. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Riempiamo con la vatta sintetica. Possiamo staccare il filo e riempiamo. Nel riempire andiamo a modellare un po' il viso. Cerchiamo di inserire l'ovatta sintetica verso i laterali in modo da riuscire a realizzare le guance un po' più pienotte. Qui andremo a mettere poi il nasino, quindi diamo bene un po' la forma alle guance. Tiriamo verso l'esterno, inserendo la coda dell'uncinetto, andiamo a distribuire bene l'ovatta sintetica all'interno del viso e diamo un po' la forma al viso di Babbo Natale. Per realizzare il corpo, io vado ad utilizzare questo filato qui bianco con dei filamenti dentro dorati, ma potete utilizzare qualsiasi filato rosso se volete fare classico. Io lo andrò a fare in questo colore e vado a lavorare le mie 12 maglie utilizzando questo filato. Vado a fare il giro riprendendo le maglie e vado a lavorare 12 maglie basse. Andiamo ora a fare una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie lavorate. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie lavorate. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Andiamo a lavorare le 48 maglie per altri 16 giri. Ogni 7 maglie facciamo un aumento e saranno 54 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 54 maglie basse. Andiamo ora a fare un aumento in ogni maglia. Andiamo a prendere però la maglia questa volta in costa davanti, quindi invece di prenderla qui come facciamo solitamente in costa dietro, dobbiamo andare a prenderla in costa davanti e andiamo a fare un aumento in ogni maglia. In tutto saranno 108 maglie lavorate, quindi lavorate in questo modo, prendete sempre questa parte qui davanti della maglia.
e andare a fare due maglie nella stessa maglia. Quindi andiamo a completare il giro della maglia in questo giro della giacca in questo modo. Lavoriamo per altri 3 giri le nostre 108 maglie su quelle appena lavorate. Possiamo ora staccare il filo e poi andremo a rifinire con un altro filato la base di sotto della giacca. Per realizzare i pantaloni vado ad utilizzare quest'altro tipo di filato leggermente più beige e vado a fare in questo modo. Potete realizzarlo in due versioni, potete fare o una catenella di 54 maglie e poi andarla a cucire, oppure fate come me, entrate nella maglia in rilievo qui e andate a lavorare le vostre 54 maglie inserendo questo filo in questo modo. Andate in ogni maglia e fate la vostra maglia bassa. Se invece volete cucirlo successivamente, potete farlo così come ho detto, andate a fare 54 catenelle e poi fate 54 maglie basse e poi proseguite come farò io. Lavoriamo per altri 3 giri 54 maglie su quelle appena lavorate. Dobbiamo ora andare a dividere la parte in due in modo da realizzare 27 maglie per questa gamba e 27 maglie per quest'altra gamba. Dovete quindi lavorare cercando di tenere presente la testa sul davanti, andate a posizionare in questo modo e andate a suddividere la parte. Se avete utilizzato il metodo delle catenelle e poi andate a cucire, non c'è bisogno di verificare questa cosa, quindi l'importante è che andate a chiudere ad anello le 27 maglie e poi andremo a lavorare le nostre 27 maglie per i giri che vi dirò. E così come ho detto, ho lavorato le maglie andando a chiudere ad anello questa parte e vado a lavorare le mie 27 maglie per i giri che successivamente vi dirò. Andate a riempire bene il collo e il corpo di Babbo Natale e proseguite con la lavorazione della gamba. Lavoriamo per altri 10 giri le nostre 27 maglie e andiamo poi a fare lo stesso lavoro anche per quest'altro lato della gamba. Per realizzare lo stivale, avviamo con lo stesso filato che ho fatto i pantaloni, vado ad avviare un anello magico di 6 maglie. Potete farlo naturalmente il colore che più vi piace. Io la suola la farò di questo colore e vado poi a stringere il mio anello, vado a fare un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Facciamo una maglia in aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie lavorate. Ogni due maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Ogni tre maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 30 maglie basse. Ogni quattro maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Facciamo un altro giro di 36 maglie con questo filato. Io vado a sostituire il filato con questo, vado a utilizzare questo rosa e vado a fare per altri due giri 36 maglie con questo filato rosa. Facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia e saranno 34 maglie basse. Facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia e saranno 32 maglie basse. Facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia e saranno 30 maglie lavorate. Lavoriamo le 30 maglie per altri 10 giri. Possiamo ora staccare il filo dopo aver fatto i nostri giri. Andiamo a riempire con la vatta sintetica e magari sotto possiamo mettere anche del cartoncino in modo che si tenga ben fermo prima di inserire la vatta sintetica. Per il braccio io vado ad utilizzare prima il filato rosa per il guanto e poi vado a proseguire con il filato bianco. Potete farlo del colore che più vi piace. Andiamo a fare un anello magico di 6 maglie, stringiamo il nostro anello e facciamo un aumento in ogni maglia. Saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Facciamo un altro giro di 18 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento all'ultima maglia e saranno 20 maglie lavorate. Lavoriamo per altri 3 giri 20 maglie basse. Facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia e saranno 18 maglie lavorate. Facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia. In tutto saranno 16 maglie basse. Per realizzare le diminuzioni degli amerigrumi possiamo fare in due modi. O andiamo a saltare la maglia, quindi questa è la maglia che dobbiamo saltare, andiamo nella prossima e facciamo la nostra maglia bassa. In questo modo abbiamo fatto la nostra diminuzione. Oppure possiamo fare in quest'altro modo. Andiamo a prendere
la maglia solo sul davanti, in costa davanti, quindi prendiamo questa parte e quest'altra e la andiamo ad unire in una sola maglia. Questa sarà la nostra diminuzione. Mentre per gli aumenti basterà fare due maglie nella stessa maglia, quindi se dobbiamo fare il nostro aumento facciamo la nostra maglia e facciamo la seconda maglia nella stessa maglia e questo sarà il nostro aumento. Facciamo un altro giro di 16 maglie. Andiamo poi a sostituire il filo e andiamo a realizzare per altri 10 giri le nostre 16 maglie con questo filato. Arrivati al decimo giro, dobbiamo andare a fare le nostre diminuzioni fino a chiudere completamente la parte dopo aver riempito con l'ovatta sintetica. Chiudiamo il tutto e poi andiamo a realizzare il pollice. Per realizzare il pollice andiamo a fare un anello magico di 4 maglie, stringiamo l'anello e andiamo a lavorare le nostre 4 maglie per altri 3 giri, stacchiamo e poi andremo a cucire alla base della mano. Stacchiamo il filo, possiamo andare a riempire leggermente e poi andiamo a cucire. Per realizzare la barba e i baffi vado a fare in questo modo. Con un filato doppio, utilizzando l'uncinetto da numero 5, vado a fare 14 catenelle e poi vado a lavorare i punti puff, ad fare 1, 2 e 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, vado a fare la seconda maglia alta ma non la lavoro, vado a fare la terza maglia alta, non la lavoro e poi lavoro le maglie insieme chiudendole in questo modo. Vado a fare poi una catenella. Salto una maglia dalla catenella, vado nella prossima e vado a fare i miei punti puff. 1, 2 e 3. Chiudo il lavoro e poi vado a fare nuovamente la catenella. Proseguo così per tutte le catenelle. Vado nel secondo giro a fare lo stesso lavoro, solo che nella prima maglia qua vado a fare 3 catenelle e poi nella maglia qui centrale vado a fare il punto puff. Proseguo fino alla fine facendo la catenella, mi giro e vado a ripetere i punti puff fino alla larghezza, a questa altezza qui, in modo da coprire tutta la base della barba. Poi andremo a stringere, vedete, in questo modo fatte i miei punti puff, ho fatto 1, 2, 3 e 4 perché la mia lana è abbastanza spessa, vedete un po' voi. Poi andate a chiudere questa parte qui con ago e filo, la stringete sotto creando così la base, e questa qui la andate a cucire sul volto, quindi questa parte superiore non la stringete, la lasciate così, mentre la parte di sotto l'andate a stringere. Stessa cosa andiamo a fare per i baffi, andiamo a fare così come ho detto, soltanto che magari la potete fare anche in quest'altro verso, fate le vostre catenelle in modo da realizzare i vostri punti puff, lavoratele in questo senso e poi andate a stringere la parte centrale e così avete realizzato i baffi. Oppure potete farla come avete fatto sotto, andate poi a stringere la parte centrale, è uguale, decidete un po' voi come volete proseguire per i baffi. Potete fare tutti e due i modi, vanno benissimo. L'importante è che poi andate a stringere questa parte qui con ago e filo e andate a dare un po' la forma anche magari verso la fine dei baffi e realizzate questa parte qui in questo modo. Poi vi farò vedere, quindi fate questo rettangolo, diciamo, di puff, di punti puff, poi andate a cucire. Se invece volete fare una cosa più veloce, potete fare la classica barba fatta con del filo, andate a avvolgere intorno alle dita, andate a fermare poi con ago e filo, così come facciamo i capelli solitamente, è a vostro gusto. Per il cappello vado a farlo in questo colore, vado a fare un anello magico di 4 maglie, stringo l'anello e vado a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, saranno 6 maglie lavorate. Lavoriamo per altri 4 giri le nostre 6 maglie basse. Un aumento della prima maglia, un aumento dell'ultima maglia saranno 8 maglie lavorate. Lavoriamo per altri 4 giri le 8 maglie basse. Un aumento della prima maglia, un aumento dell'ultima maglia saranno 10 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 10 maglie basse. Un aumento della prima maglia, un aumento dell'ultima maglia saranno 12 maglie basse.
Lavoriamo i 12 maglie per altri 3 giri. Una maglia una media per tutti i giri saranno 18 maglie basse. Una media nella prima maglia e una media nell'ultima maglia saranno 20 maglie basse. Facciamo altro giro di 20 maglie basse. Una media nella prima maglia e una media nell'ultima maglia saranno 22 maglie basse. Facciamo altro giro di 22 maglie basse. Una media nella prima maglia e una media nell'ultima maglia saranno 24 maglie basse. Facciamo altro giro di 24 maglie basse. Ogni 3 maglie andiamo a fare un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie andiamo a fare un aumento e saranno 48 maglie basse. Io mi vado a fermare a questo punto, poi vedete un po' voi, andate a misurare un po' l'altezza, vado a fare semplicemente altri 2 giri di 48 maglie. Se nel caso voi non si infila perché il filato è un po' più sottile o è più doppio, regolatevi un po' voi in base alla misura che volete dare. Calcolate sempre che dobbiamo andare ad inserire un po' di capelli sul davanti di Babbo Natale, quindi in questo punto qui andremo poi ad aggiungere un po' di filato in modo da realizzare i capelli. Andiamo a fare, una volta che siete arrivati all'altezza giusta, alla larghezza giusta, andate a fare altri 2 giri di queste maglie che avete realizzato. Il cappello può essere anche fatto come ho realizzato il pinguino. Allo stesso modo potete andare a fare a maglia inglese, come ho fatto in quel tutorial. Andate a vedere, così potete farlo anche in un altro modo. Fatti anche i 2 giri, possiamo andare a staccare il nostro filo. Poi andremo a fare il bordino qui sul davanti di pelliccia bianca e poi andremo a fare magari anche il pompon. Questo dipende dal vostro gusto, come più vi piace. Potete rifinire anche in un altro modo il cappellino sul davanti. Vado a realizzare questa pellicciotta utilizzando questo filato, ma potete utilizzare anche un filato bianco normale. L'importante è andare a fare una catenella che copra tutto il davanti in questo modo e andate a fare delle maglie basse fino a cercare di fare circa 1 centimetro. Poi dipende dai vostri gusti, se volete più largo, andate a fare più largo. Poi dobbiamo entrare sulla parte qui davanti e dobbiamo andare a rifinire con la stessa pellicciotta, sempre con questo filato, andiamo a rifinire la parte davanti della giacca. Stessa cosa andremo a fare per gli stivaletti qui sul bordo, andremo a fare una catenella che circonda tutta la parte in modo da rivestire tutto lo stivale. Poi andremo a fare la stessa cosa anche magari per le maniche della giacca. E la stessa cosa andremo a fare anche per il bordo del cappello e il pompon lo faremo sempre con questo filato. Altrimenti andate a fare con un filato semplicemente bianco, andate a fare la stessa cosa utilizzando il vostro filato. Per realizzare la parte finale della giacca, la base della giacca, vado a cercare il centro qui. Entriamo qui nel centro e andiamo a fare una maglia bassissima utilizzando questo filato oppure un altro filato che più vi piace. Andiamo poi a fare delle maglie basse tutte intorno in questo modo. Lasceremo poi una maglia qui centrale senza lavorarla e dobbiamo finire quindi una maglia prima in modo da far venire separate questi 2 lati. Quindi andiamo a fare le nostre maglie basse, tranne che per quest'ultima non lavoreremo. Arrivati qui alla penultima maglia, vado a fare la mia maglia bassissima come ho fatto all'inizio e lascio l'altra maglia senza lavorarla. Rigiro il lavoro e vado a ripetere l'operazione per i giri che voglio quanto sia larga questa pelliccia, quindi decidete un po' voi. Vado a fare circa 2-3 giri, vediamo un po'. Quindi rigiro il lavoro e lo lavoro da quest'altro lato, poi lo rigiro nuovamente e lavoro dall'altro lato fino a quando la voglio larga. Se per voi è difficile lavorarla direttamente, potete anche farla e poi applicarla. Andate a calcolare un po' le catenelle che ci vogliono per circondare e poi andate a cucire, dipende da come volete voi procedere. Alla fine ho fatto altri 2 giri e poi ho staccato. Andiamo poi a realizzare una riga anche qui al centro in modo da completare la giacca che parte dal collo arrivi fino
al davanti della giacca. Poi andiamo a cucire la barba. Come vi ho detto, andiamo a stringere questa base di sotto con ago e filo e poi andremo a cucire. Fermate sempre prima con gli spilli da un lato all'altro la vostra barba e andate a cucire qui. Poi andate a stringere la parte centrale dei baffi e andate a posizionarla sulla barba. Fermate sempre con gli spilli in modo da prendere bene la misura e poi andate a cucire bene intorno. Inseriamo il filo della barba nell'ago e andiamo a stringere questa base di sotto. Stringetela in questo modo, poi andate verso l'alto e andate a cucire sul volto di Babbo Natale. La posizionate in questo modo. Fermate con gli spilli bene da un lato e l'altro e andate a cucire. Per i baffi stringete un po' le estremità e poi andate a fermare al centro passando un po' di volte il filo, andate a bloccare e fate la stessa cosa dall'altra estremità, andate a stringere un po' dietro, verso il finale, stringete in questo modo. Con ago e filo e poi andate a cucire sul volto. Date un po' la forma ai baffi e andate a cucire. I capelli avvolgete un po' di filato intorno ad un cartoncino. Andate poi a bloccare la parte centrale e poi tagliate le estremità in modo da poter così creare i capelli. Bloccate questa parte qui, tagliate questa parte centrale. Naturalmente la chioma non sarà piena perché ci sarà il cappellino e quindi andiamo ad applicare, magari possiamo metterlo anche lateralmente o al centro, come più ci piace. Andiamo a sistemare questa chioma sul davanti. Andremo poi ad inserire il cappellino e facciamo uscire un po' fuori i capelli. Dobbiamo andare un po' a sistemare in questo modo. Con ago e filo. Dopo aver preso bene la misura, andate a bloccare prima i capelli e poi il cappellino sopra, cucendo. Fermate sempre prima con gli spilli per essere sicuri che non si muova e andate a cucire. Il cappellino può verrà leggermente ripiegato e sul davanti andremo a fare la fascia di pelliccia. Per il naso, con il filato color carne, abbiamo un anello magico di 6 maglie. Andiamo a stringere l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Facciamo un altro giro di 12 maglie, poi facciamo la diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, saranno 10 maglie lavorate. Facciamo la diminuzione della prima maglia e la diminuzione dell'ultima maglia, saranno 8 maglie. Andiamo a riempire con lavatta sintetica e cuciamo. Fermiamo il naso con lo spillo e poi andiamo a cucire bene intorno. Prima di andare ad inserire il cappello, andiamo a riempire anche la parte di dietro, con la lana, in modo da riempire i capelli anche sul dietro. Andiamo ad inserire il cappello e poi andiamo a cucire bene intorno. Con un po' di farda andiamo a sporcare un po' le guanciotte un po' sul nasino e poi con un po' di filo andiamo a fare le sopracciglia. Andremo poi ad inserire gli occhi e gli occhiali fatti con il filo di ferro. Quindi passiamo leggermente in questo modo e andiamo a realizzare le sopracciglia da un lato e dall'altro. Poi andremo a applicare gli occhi. Possiamo ricamarli oppure possiamo utilizzare i classici occhietti in plastica. Quindi fatto questo, andate a bloccare poi il filo. Possiamo andare ad inserire gli occhi sotto le sopracciglia.
e poi andremo a mettere un po' di colla. Per realizzare il pompone andate ad avvolgere un po' di filato intorno alle dita, poi stringete la parte centrale, andate a bloccare con ago e filo e tagliate poi le estremità. Quindi fermate bene al centro e poi inserite le forbici lateralmente e andate a tagliare le estremità. Realizzate poi il vostro pompon e tagliate tutto più o meno alla stessa altezza. Strofisciate un po'. E andate a fermare sulla punta del cappello. Con un po' di filo di ferro andate a realizzare i cerchietti per realizzare gli occhiali. Potete utilizzare qualsiasi tipo di filo di ferro, poi magari andate a passare un po' di smalto e andate a colorare il colore che più vi piace. Andiamo a cucire gli stivali sotto, andate ad inserire all'interno dello stivale leggermente in questo modo, poi andate a fermare con gli spilli gli stivaletti e con ago e filo passate sopra in modo da cucire le scarpe alla gamba. Andate poi ad aggiungere il pellicciotto sopra, come vi ho spiegato, fate la catenella e poi fate questi giri come abbiamo fatto qui e come abbiamo fatto sul davanti della giacca. Andate a rivestire questa parte e lo fate anche sul cappellino. Sugli stivaletti possiamo andare ad aggiungere i lacci, facciamo in questo modo, passiamo il filo un po' di volte e realizziamo poi una X sul davanti da questo lato. Questo modo, ripassiamo nuovamente e andiamo dall'altro lato e facciamo la nostra X. Passiamo di nuovo con il filo e abbiamo realizzato così anche i nostri lacci. Facciamo la stessa cosa anche per l'altro stivaletto. E poi andremo ad aggiungere il pellicciotto sopra. Io ho utilizzato lo stesso filato che ho utilizzato per la base di sotto per fare i lacci. E vado a bloccare il filo. Per la cintura vado ad avviare una catenella abbastanza lunga da circondare tutta la vita del nostro Babbo Natale, da questo punto qui. Andiamo poi a lavorare per altri 2-3 giri in base alla larghezza che volete dare alla vostra cintura, poi andate a cucire al centro, intorno tutto alla vita e poi andremo a fare la fibbia sopra. Sono andata a cucire la cintura, così come ho detto, ho fatto la catenella intorno alla vita, poi ho fatto altri 2 giri e sono andata a cucire. Ora vado ad applicare anche la fibbia, ho fatto semplicemente una catenella, ho fatto un giro di maglie basse e vado a posizionarla in questo modo, cercando di dargli una forma rettangolare, in questo modo. Vado a fermare con gli spilli e poi vado a cucire bene tutto intorno, fermo i 4 angoli in questo modo e poi vado a cucire intorno in modo da fermare bene la fibbia al centro del lavoro.
ora con l'ago maglia per maglia, vado a cucire tutto bene intorno. Ho applicato anche dei polsini alle maniche, qui alle braccia, ho semplicemente fatto una catenella e poi sono andata a fare le mie maglie basse tutte intorno, ho aggiunto anche il pellicciotto e vado a cucire al lato della spalla. Per cucire la manica vado ad inserire il filo lateralmente e poi vado a cucire o tutto intorno a qui oppure vado semplicemente a passare l'ago da una parte all'altra in modo che le braccia si possano anche sollevare. Sono andata a cucire sugli stivaletti la pellicciotta, l'ho cucita anche intorno alle maniche e intorno al cappellino, così. Ho aggiunto gli occhiali e li ho colorati con un po' di smalto dorato, come vedete, ha questo effetto, potete farlo come più vi piace. Andate a concludere con la fibbia cucendola in questo modo. E spero che il mio Babbo Natale vi piaccia. Questa è la versione fatta stile sciabi, diciamo in questo modo, ma potete farla semplicemente utilizzando il filato rosso, qui sempre quello bianco, la stessa cosa per i pantaloni, li fate rossi, non li fate beige, e gli stivaletti li fate o neri o marroni, e così anche la cintura nera o marrone che richiama i guanti, potete farli sia rossi che verdi, come più vi piace. Il cappellino andate a fare rosso. E il resto è uguale. Spero che vi piaccia. Vi mando un grande bacio, un grande abbraccio. Vi aspetto al prossimo tutorial. Condividetelo con i vostri amici e fateli iscrivere al canale. Vi aspetto al prossimo. Ciao ciao, tanti baci. Alla prossima. Oh, fate i bravi. Ciao amici. Avete fatto i bravi. Quest'anno vengo presto. Ciao ciao. Grazie.